inaugurare il quarto incontro dei 17 che abbiamo. Questo è il quarto incontro che vedrà non soltanto la parola, ma vedrà come, diciamo, principe della serata il suono della musica, della melodia. E la musica è stata definita la più immateriale delle arti, perché viene colta della sua armonia, la parola ha la sua espressività, il tratto ha una ulteriore forma, diciamo, visiva. La musica si ascolta molte volte solo sul piano emotivo. Questa sera, invece, la professoressa De Blasi, la docente di lettere con competenze musicali, il professore Giuseppe Inguscio, docente di chimica, anche lui con competenze musicali, rispettivamente diplomato in pianoforte, diplomato in chitarra. Noi in questa sede stiamo tentando, credo con fortuna, di portare le nostre competenze altre. Non stiamo rimanendo all'interno del discorso della disciplina, siamo andati oltre perché ci sono molti di noi che hanno competenze che vanno al di là della disciplina che insegnano. E mi pare interessante capire che cosa effettivamente si possa fare all'interno di un indirizzo tecnico-economico che si sta aprendo a tematiche con quali l'arte, la filosofia, abbiamo parlato di latino. Questa sera capiremo che l'emotività non è l'unico elemento che ci può avvicinare alla musica, perché la musica va anche compresa. E quindi quando si comprende diventa anche una esperienza intellettuale. Questa sera quindi la relazione di Roberta ha proprio questa tematica: conoscere la musica per comprenderla, va bene? Quindi noi abbiamo tra l'altro questa sera la possibilità di creare una sorta di spettacolo, proprio perché la musica si presta a tutto ciò, e abbiamo due giovani musicisti, Emanuele Perrone e Miriana Galvani. Prego di fare un applauso. E Angelo Congedo, che poi ci darà una performance musicale. Soltanto, come in ogni appuntamento, abbiamo l'arte grafica. Quindi il professore Cremis, che con la sua sensibilità farà la propria interpretazione relativamente a ciò che sarà detto in questa relazione. Buon ascolto. Allora, la nostra chiacchierata, abbiamo dato il titolo a questo incontro, La bellezza, all'interno del seminario La bellezza sa recuperare il mondo, con la musica come esperienza di bellezza. E quindi iniziamo subito con un'esperienza musicale. Questa esperienza musicale ce l'offriranno Miriana Galvani e Emanuele Perrone, che suoneranno in duo un brano di Astor Piazzolla, Caffè 1930, ed è una rivisitazione con strumenti nuovi di un tango argentino. Quindi ascoltiamo e ci regalano questo pezzo. Thank you.
chiacchierata che in varie tappe andremo a vedere quando noi consideriamo una musica bella. Non faremo un discorso teorico e tecnico, ma vedremo come nella nostra quotidianità, nel nostro vissuto, noi spesso andiamo alla ricerca della bellezza. Molte volte la bellezza la cerchiamo nella semplicità del quotidiano, oppure cerchiamo la bellezza nella cultura, ciò che nella cultura che ci appartiene è facile trovare la bellezza. Ancora vedremo quando la bellezza a noi piace, quando risponde a uno stato emotivo particolare, uno stato emotivo che corrisponde anche a una situazione emotiva socialmente accettata. E in ultimo guarderemo in maniera un pochino più teorica l'estetica musicale, come teoricamente ci definisce la bellezza. Sicuramente sono tutte dei giudizi, dei canoni di bellezza che ognuno di noi dà, a volte anche inconsapevolmente. Sicuramente però per aprirsi alla bellezza, per comprendere tutti i tipi di musica, come dicevamo prima, bisogna sapere ascoltare. La comprensione è data da un ascolto. Quindi chiediamoci subito cosa intendiamo noi per musica bella. Miriana, tu cosa intendi per musica bella? Perché hai suonato questo brano? Ho suonato questo brano perché per me era molto bello da interpretare, il dialogo che c'era tra la chitarra e il violino mi piaceva molto. Per me, per esempio, la musica è importante, l'emozione della musica. Per te, Giuseppe? Beh, io sono molto legato alla musica classica che ho studiato. Per cui quando studi e conosci un qualcosa riesci ad apprezzarlo molto di più. E poi anche il canto che, diciamo, quando ero molto giovane non mi diceva niente, nel momento in cui ho fatto delle esperienze corali ho iniziato ad apprezzare le voci, lo studio della voce e quindi anche il canto è entrato nella mia esperienza. Quindi al di là delle emozioni istintive c'è comunque una conoscenza di un qualcosa per capirne il linguaggio. Se qualcuno vi dice qualcosa in una lingua straniera che non conoscete, vi dice e non dice niente. Nel momento in cui la studiate questa lingua riuscite a comprendere che cosa vi stanno dicendo. Quindi qualcuno vuole dire per Luca cos'è bella la musica? Certo, abbiamo raccolto alcune idee, però vediamo anche che c'è la musica che ci dà fastidio, quando è che una musica ci disturba, e quando magari stiamo dormendo e siamo disturbati da una musica che pur ci piace ma l'ascoltiamo da lontano, non siamo pronti in quel momento all'ascolto, oppure una musica che ci arriva disturbata, una musica che ci disturba. Andremo a vedere questo. E poi un luogo comune che secondo me va sfatato è quando uno dice non venga a quel concerto, non vada alla musica perché io di musica non ne capisco niente. E quindi bisogna anche vedere, bisogna essere degli intenditori per apprezzare la musica. Ecco, un po' andremo alla ricerca di queste risposte. Una prima tappa, diciamo, di conoscenza della musica è vediamo che nella nostra vita quotidiana, nel nostro quotidiano, esiste una musica. Esistono i ritmi binari e isocroni, quindi tutte le musiche che contengono dei ritmi binari noi li accettiamo automaticamente, perché sono non solo nel nostro vissuto, ma sono anche nel nostro corpo. Se noi pensiamo al battito del cuore, il battito del cuore è un ritmo binario e noi automaticamente anche al battito del cuore diamo un tempo forte e un tempo debole. Oppure pensiamo al respiro, anche il respiro ha un ritmo binario. E poi il passo, anche il camminare ha un ritmo binario. E il ritmo binario lo troviamo anche nella natura. Ecco perché lo riconosciamo anche subito. L'alternanza del giorno e della notte è un ritmo binario. L'onda del mare è un ritmo binario. E noi stessi, quando sentiamo dei suoni che non sono canalizzati e non hanno neanche un ritmo binario, diamo a questi questo ritmo. Pensiamo al rubinetto che gocciola di notte. E noi sentiamo sempre un battito forte e un battito debole, eppure non è così. Però noi gli diamo il battito forte e debole perché lo percepiamo come il battito del nostro cuore. Quindi tutte quelle musiche, noi accettiamo subito le musiche che hanno questo ritmo. Vediamo un pochino quali sono quelle che troviamo nella quotidianità. Sono per esempio le ninna nanne. Le ninna nanne hanno sempre un ritmo binario, quindi il bambino si addormenta perché forse si rilassa, automaticamente sente questo ritmo uguale al ritmo, al battito del cuore della mamma.
sono quindi le musiche con ritmo binario rilassano. Oppure nei canti religiosi, il canto religioso, quelli responsoriali, c'è la domanda, poi i fedeli che rispondono, e anche nei riti religiosi più antichi di altre culture esiste sempre il ritmo binario, perché con questo ritmo tutti riescono a cantare senza conoscere la musica, riescono ad accordarsi insieme. E poi pensiamo anche come il ritmo binario crea un automatismo, viene utilizzato anche nella ginnastica, nell'aerobica, e si segue subito il movimento del passo che è alla base dell'aerobica, non si sente la stanchezza, si va tutti insieme, quindi automaticamente noi l'accettiamo, ci aiuta a superare la fatica. E anche questa volta i canti di lavoro hanno un ritmo binario, perché defatica, noi lo abbiniamo ai ritmi del nostro corpo e sentiamo meno la fatica. Quindi sono delle musiche, tutte le musiche con questo ritmo ci rilassano e ci coordinano. Pensiamo alle marce, anche negli stati totalitari, se vogliamo, nell'esercito. La marcia ha una funzione importante perché crea automatismo e disciplina, quindi è un'immagine che piace anche in determinati settori della vita. E poi danno resistenza, quindi sono tutte musiche che noi accettiamo subito, che balliamo subito, che cantiamo subito, che le vediamo subito nella nostra vita e nella nostra quotidianità. Quindi una semplice, automatica, istintiva, no? definizione di bellezza della musica la diamo dicendo che è bello ciò che si conosce, a cui siamo automaticamente abituati. Li accettiamo subito queste cose. Una seconda riflessione invece, spesso noi diciamo questa musica non ci piace perché la sentiamo stonata. Questo concetto che diciamo così in maniera automatica è l'assonanza e la dissonanza, il suono che noi riteniamo assonante e dissonante, che è un concetto di acustica, ma è un concetto soprattutto culturale. E adesso vediamo un pochino. Sull'assonanza e sulla dissonanza noi vediamo proprio i primi elementi di acustica. Sì. Praticamente per consonante o assonante si intendono due suoni che creano una sensazione piacevole, mentre per dissonante qualcosa che crea una sensazione spiacevole. Vediamo se questo è un discorso fisico o culturale, o entrambi. Vediamo il discorso fisico. Devo fare delle premesse di acustica. Che cos'è un suono? È la vibrazione di un corpo elastico. Prendo subito la chitarra per farvi capire che succede quando un corpo vibra. La corda vibra e crea un fuso, praticamente ferma ai due estremi, si allarga al centro. Questo fuso, questa vibrazione, corrisponde a una frequenza. Però non è un'unica frequenza. Questo suono contiene tanti suoni che danno il timbro, danno il colore a questo suono. E come facciamo a sentirli? Questi suoni si chiamano ipertoni o suoni armonici. E un'altra vibrazione è quella in cui il fuso è diviso in due fusi con un altro nodo al centro. Quindi se io sfioro la corda al centro, fermo il suono principale ma non fermo il primo armonico. Il centro per la corda corrisponde per la chitarra al dodicesimo tasto, quindi sentite, praticamente questo è il suono principale, questo è il suono, il primo armonico. A metà della corda, sfiorando la metà della corda, si sente questo suono che ha la frequenza doppia rispetto al primo suono, ed è l'ottava, cioè se questo è La, è La acuto, è La acuto. Ora, fermando la corda a un terzo, a un quarto, a un quinto, si ha tutta la serie di questi armonici, che sono già contenuti nel suono principale. A un terzo corrisponde ad una quinta, quindi se questo è La, La si do re mi, a un quarto corrisponde a un'altra ottava. Questi suoni che sono contenuti nel suono principale sono consonanti tra loro, cioè creano gradevolezza perché già nello stesso suono
cerebrale sono contenuti questi suoni. Quindi già quando ascoltiamo un suono abbiamo come un accordo, un insieme di suoni che suonano insieme. E questo è consonante, perché è fisica, cioè nello stesso suono sono contenuti gli altri suoni. Quando suoniamo un suono insieme al principale che non è contenuto in questi armonici, si crea una dissonanza. Una dissonanza perché questi suoni creano poi il fenomeno dei battimenti in cui i suoni si sovrappongono e si annullano e danno una sensazione che definiamo sinfonico. Però questo discorso della dissonanza cambia aspetto a seconda dei secoli. Questo, per esempio, questo ricordo, Do fa diesis, che è una tipica dissonanza, chiamato diabolus in musica nel Medioevo, cioè non si poteva proprio suonare il Medioevo, inizia a essere apprezzato con la musica dell'Ottocento, però deve essere preparato e risolto, perché la dissonanza dà un'idea di sospensione, di attesa, deve finire poi in una consonanza. E quindi nell'Ottocento viene preparata e risolta. Nel Novecento diventa un suono che si accetta così com'è. Cioè, noi nella musica del Novecento abbiamo tantissime musiche dissonanti. Quella dissonanza non è un qualcosa, anzi esprime dramma, esprime movimento, esprime un qualcosa anche di molto forte rispetto alla consonanza. Adesso vi faccio ascoltare un brano molto ricco di suoni armonici. È un brano di un brasiliano, Heitor Villa-Lobos, che è vissuto a cavallo del Novecento, dell'Ottocento e del Novecento, e viene definito neoclassico. Questo preludio numero 4 è un omaggio all'indio brasiliero. Thank you.
questa musica, no, risulta un po' difficile da ascoltare. E una contrapposizione facile per capire come è difficile a volte approcciarsi a una cultura diversa e se noi contrapponiamo la musica occidentale con quella orientale. Già gli stessi strumenti sono diversi, perché noi siamo abituati al violino, alla chitarra, a tutti i nostri strumenti, ma ce ne sono tantissimi, soprattutto nella musica giapponese, nella musica cinese. Hanno un numero di corde diverse, per esempio lo shamisen ha solamente 3 corde, queste 3 corde hanno delle vibrazioni e delle frequenze che sono completamente diverse dai nostri suoni. Quindi, oppure il kugo, anche questa è una specie di arpa con un suono completamente diverso. Il gottan, una specie di flauto che crea delle scale, degli armonici, dei sistemi musicali completamente diversi. Noi siamo abituati ormai da secoli al nostro sistema musicale. La nostra scala è una scala formata da 12 suoni, da 12 semitoni, cromatica, è una scala temperata, ma non è sempre stato così. Prima del 600 i suoni erano diversi e per capire un po', semplificare questo concetto, abbiamo qua l'immagine dell'ottava di una tastiera. Qui vediamo i tasti bianchi e i tasti neri. I tasti neri corrispondono all'alterazione, al diesis, al semitono. Con il pianoforte questo semitono rappresenta 2 toni, il diesis e il bemolle. Suoni che prima nel 600 e nel 700 erano 2 suoni distinti. Infatti il clavicembalo ogni volta che doveva suonare uno strumento veniva riaccordato o nelle tonalità del diesis o del bemolle. Tutti gli altri strumenti riuscivano a creare questo quarto di tono. Diciamo che è stato Vincenzo Galilei, il padre di Galileo Galilei, a semplificare, a dare teoricamente questo suono di mezzo. Sono quindi i nostri suoni, sono comunque dei suoni artificiali, costruiti con un numero di frequenze. E poi con la costruzione del pianoforte, il pianoforte ha dettato un pochino le regole e quindi tutti si accordano al pianoforte e abbiamo il nostro sistema temperato. Però non tutte le musiche si basano su questa scala musicale, il do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Anzi, molte culture utilizzano una scala pentatonica formata da 5 toni. Quindi manca il mi e il fa, sono il do, il re, il fa, il sol e il la. Ed è un tipo di musica che noi troviamo per esempio nel jazz, troviamo nell'America Latina, nelle musiche andine, nell'Africa. Però ancora una volta noi tendiamo sempre a riportare con i nostri suoni, i suoni della nostra cultura. Però se andiamo nelle culture orientali abbiamo una scala o abbiamo dei suoni che sono completamente diversi dai nostri. Sono dei suoni con delle vibrazioni e con delle frequenze diverse. Per esempio la scala di Yo, che viene utilizzata molto nella musica giapponese ed è anche una musica sacra, una musica molto importante nella cultura giapponese, prende i suoni che vanno nella nostra ottava dal Do al Do e li dividono in 5 parti. Ne escono dei suoni completamente diversi dalla nostra e per il nostro orecchio difficilissimi da ascoltare. Adesso faremo delle prove. Oppure vi faccio subito sentire un qualche cosa in modo da avere subito l'esperienza di questo genere di musica. Quella che vi faccio vedere è un tipo, un attimo solo, di musica appunto orientale. Vediamo degli strumenti completamente diversi e anche i suoni sono dei suoni difficilissimi
anche da ascoltare. Che ci affascina, no? C'è una sua bellezza, c'è una sua armonia, però un intero concerto di questa musica penso sia abbastanza pesante. E quindi vediamo, sono musiche, questa è una musica, il teatro, questa è una musica teatrale, quindi una musica aperta, una musica anche popolare, religiosa, per noi è molto difficile ascoltarla. Vi faccio vedere anche un altro tipo di musica, no? La musica tibetana, la musica che ha una... è preghiera. Questo suono, perché la OM ha 432 frequenze e noi consideriamo che noi accordiamo il nostro La con una frequenza leggermente superiore, però molti, tipo i Pink Floyd, tipo anche Verdi e Mozart, hanno abbassato la frequenza dei loro suoni per avvicinarsi a quella dell'OM. Perché quella dell'OM è la frequenza che è presente, un po' guardandola a livello filosofico, nel cosmo, nella nascita del cosmo, nella perfezione dell'universo, ma è presente anche nel nostro corpo, ecco perché ci dà questo senso di rilassamento. E per i tibetani è legata strettamente alla meditazione, e quindi è accettata, legata alla meditazione, al rilassamento e all'avvicinarsi al cosmo, alla perfezione. Però anche noi abbiamo cercato, alcuni musicisti hanno cercato di avvicinarsi quanto più è possibile a questa musica. E quindi l'hanno resa piacevole perché l'hanno vista vicina a dei concetti che sono per i tibetani religiosi e filosofici, per altri musicisti quanto più vicini alla partecipazione, all'accettazione, perché creano rilassamento. E poi vediamo anche la musica dodecafonica, no? Le avanguardie, così come nella poesia, nella pittura, si è voluto distruggere, buttare all'aria la forma, buttare all'aria il verso, la parola, la metrica, e nella pittura la forma, anche in musica è stata fatta la stessa cosa. E quindi abbiamo le avanguardie musicali, la dodecafonia, che è, non ha voluto, si è sentita troppo stretta da questi sistemi musicali, da questa cultura musicale, la scala, le armonie, i modi maggiori, i modi minori, ha buttato tutta l'aria e ha messo nella musica suoni e rumori presi dalla natura. E quindi così come abbiamo Marinetti, così come abbiamo i futuristi, così come abbiamo il dadaismo e tutte queste
arti che hanno distrutto la tradizione, hanno messo in discussione, diciamo, la tradizione, anche questo è avvenuto in musica. E quindi abbiamo delle musiche difficili da ascoltare perché non sono accettate culturalmente, non rientrano nella nostra abitudine culturale, ma che sono comunque, diciamo, musica. Vi faccio ascoltare un brano di Nono per vedere la musica, che tipo di musica d'avanguardia, la musica moderna è questa. C'è il violino, usato in maniera diversa, e ci sono i nastri magnetici come strumenti, strumenti completamente diversi. Tornando a noi, il concetto di assonanza e dissonanza è un concetto di acustica, quindi un concetto scientifico, ma è anche un concetto culturale. Concetto culturale che è quello che rientra nella cultura più antica, tradizionale, noi lo troviamo di facile ascolto, ma che è stato anche messo in discussione e che è legato ognuno ad una cultura. Quindi una seconda, diciamo, definizione di bellezza può essere bello ciò che fa parte della nostra cultura. Noi dobbiamo anche essere aperti, no, a conoscere qualcosa di diverso. E quindi è facile quello che fa parte della quotidianità, quello che fa parte della nostra cultura. Andando avanti abbiamo un altro concetto di bellezza. Noi esaltiamo quando andiamo la musica perché ci suscita delle emozioni. Ognuno di noi è legato a una musica, ricorda un momento particolare della vita, un incontro particolare, una sensazione particolare. La musica è sempre legata alle emozioni e agli effetti. Anche in questo c'è una spiegazione scientifica e acustica, cioè su questa musica, perché alcuni armonici, alcune cadenze ci danno dei sentimenti, altre diverse. Sì. Ci vuoi far ascoltare qualcosa? Continuo con il discorso più tecnico per distinguere l'accordo maggiore dall'accordo minore. Prima ho parlato degli armonici, questi suoni che sono compresi nel suono principale. Allora, se noi sovrapponiamo i primi armonici, otteniamo un accordo maggiore. Quindi l'accordo maggiore è un qualcosa che fisicamente è già contenuto nel suono stesso. Perché l'accordo, la triade maggiore, è formato dal suono fondamentale, supponiamo che un do, da una terza maggiore, mi, e da una quinta giusta, do, mi, sol. Queste tre note sono contenute nei lievi armonici. Ma se passiamo all'accordo minore, in cui la terza è minore, infatti è do, mi bemolle, sol, questo mi bemolle non è contenuto nei suoi armonici. Però se noi inventiamo degli armonici inferiori, cioè gli armonici superiori si ottengono moltiplicando la frequenza per 2, per 3, per 4. Se noi dividiamo la frequenza del suono principale per 2, per 3, per 4, i suoni che ne verrebbero fuori creano l'accordo minore. L'accordo minore praticamente è legato a un concetto di tristezza, di musica più lenta, più meditativa, mentre l'accordo maggiore è legato più ad allegria e a positività. Infatti nelle sonate classiche i movimenti allegri sono in maggiore, il movimento più lento è in minore. Quindi l'effetto di un accordo
accordo maggiore, positivo, consonante, di un accordo minore, più meditativo e più intimo. E, più intimo. E questa possiamo dire che è una realtà fisica. E poi è chiaro che con la cultura e con le ricerche musicali ci sono stati tanti autori che hanno scritto cose tristi in accordi maggiori e cose allegre con accordi minori, perché la ricerca poi è andata in tantissime direzioni. E faccio sentire un altro brano? Sì, e faccio sentire un altro preludio di Dina Lovos, a cui io sono particolarmente affezionato, che è un omaggio a Bach. Praticamente c'è una prima parte con accordi molto sonori, anche dissonanti, e una seconda parte che è proprio un omaggio a Bach, che ricorda un po' le fughe di Bach, quindi una melodia, anche se scritta nel Novecento, è molto più tranquilla, intima. Emotivi e affettivi sono stati condannati, esaltati, accettati, perché proprio perché la musica è emozione non sempre viene accettata. Facciamo un pochino un'analisi un pochino delle varie musiche. Partiamo dall'antichità classica. Nell'antichità classica la musica era, diciamo, padrona, era molto importante la musica nell'antichità classica. Il melos, la melodia e la metrica e la poesia erano strettamente legati fra di loro. Il teatro era un qualcosa di molto importante, si interrompeva l'attività della polis e tutti partecipavano alla tragedia o alla commedia, e il pubblico era il coro, quindi non era un qualcosa di passivo, non era passiva la rappresentazione, ma partecipava attivamente. E se pensiamo alle Olimpiadi, tutte le Olimpiadi, oltre alle gare, si interrompevano tutte le guerre per il periodo della durata dei giochi, e oltre a delle gare fisiche e sportive venivano fatte le gare di musica e le gare di poesia. Musica e poesia erano strettamente legati fra di loro, e così come nelle colonne ci sono i tre stili, lo ionico, lo dorico e il frigio, anche nella musica c'erano i tre stili di musica. Ognuno di questo poteva essere esaltante, energico, aveva varie funzioni la musica.
La musica, proprio perché crea emozioni, aveva un effetto, poteva essere considerato un effetto magico, un effetto religioso. E qui non possiamo che non pensare ad Orfeo. Orfeo che è conosciuto non solo come un eroe, aveva le sue gesta, era andato alla ricerca di questo vello d'oro, ma è ricordato soprattutto per la musica, era figlio di Calliope e di Apollo, e per la poesia. Lo stesso Seneca dice che quando suonava la lira, gli aveva insegnato a suonare la lira alle ninfe, i ruscelli fermavano le acque, i boschi si muovevano, le ninfe uscivano dagli alberi. E poi c'è la bellissima, nella mitologia abbiamo questo grande amore di Euridice e di Orfeo, e la musica è protagonista. Euridice viene inseguita da un satiro, per sfuggire a questo satiro viene morsa da un serpente e muore. E Orfeo ha solamente come arma, diciamo, per sfidare gli inferi, la musica. E quindi con la sua lira decide di scendere negli inferni per prendere, per liberare la sua donna. E quindi suonando la lira incanta Caronte, che lo traghetta nell'inferno, e incanta Cerbero. Le tre teste di Cerbero smettono di abbaiare, smettono di gridare, commossi dalla musica. Incanta le idee malefiche degli inferi e anche loro si mettono a piangere, e alla fine commuove con la sua musica, con la sua lira, il re degli inferi Ade e la moglie Persefone, che gli permettono di liberare Euridice, di riportarsi Euridice sulla terra. Quindi la musica è incantatrice, addirittura incanta gli inferi. Purtroppo poi la storia non ha avuto un lieto fine, perché il patto era che nell'uscire dall'inferno Orfeo non si girasse mai a vedere Euridice, e nel salire viene tentato, perché l'amore è poi tentazione, alla fine si tenta, si gira per vedere Euridice, e Euridice viene risucchiata dagli inferi. Però vediamo come nella mitologia la musica a questo riesce addirittura a sfidare l'inferno. Poi la musica ha anche questo effetto, abbiamo detto, eccitante, no? Viene messo anche accanto in parallelo allo sport, da forza, incita alla guerra, veniva usata la musica nel momento in cui tornavano gli eroi dalla guerra. E anche la musica esaltante, i riti orgiastici, se noi pensiamo alle Bacchanti, vediamo che si parla appunto di questa musica, dell'aulos, dello stile frigio della musica che diventa sempre più forte, con dei ritmi sempre più forti, con le grida delle donne, non del canto. Il canto diventa addirittura delle grida, diventa sempre più agitato finché non raggiunge appunto la danza. E poi se noi vogliamo vedere anche altre tipologie, vediamo l'effetto liberatorio della musica. Qui pensiamo alla taranta, no? Il tamburello che fa uscire questo diavolo, il morso della taranta, la pazzia, la follia della taranta. E in un certo senso la taranta calmava la donna, no? Perché veniva considerata anche la donna isterica, la donna che si voleva un pochino ribellare a quelle che erano i dettami della civiltà, quindi si ribella, e quindi con questo tamburello, facendola ballare, la calmavano, era liberatoria. Pure vediamo l'effetto della musica, sempre perché punta sul sentimento, l'effetto consolante, il blues. Ma pensiamo che nelle piantagioni gli schiavi africani, qualcuno era riuscito a portarsi un banjo, oppure con degli strumenti rudimentali, e in piena notte cantavano e cantavano la nostalgia per la loro terra, e si consolavano, cercavano attraverso il canto di dimenticare le fatiche del giorno. E in alcune piantagioni era vietatissimo cantare la notte, quindi avevano paura anche del significato aggregante della musica, nonostante in altre era tollerato. Era per loro un momento di pausa e quindi non sempre gli veniva regalato, quindi questa paura, si aveva anche paura del momento aggregante. E sempre della paura che fa la musica nelle civiltà abbiamo questa immagine che penso tutti quanti abbiamo negli occhi. Sono delle immagini del 2015, quando sia in Siria che in Libia, fra l'ISIS, ha bruciato degli strumenti musicali.
se guardiamo questa immagine ci fa anche un po' paura, perché è quasi un rito liturgico, no? Al centro c'è la batteria, ci sono tutti gli strumenti musicali a percussioni in particolar modo, tutti gli strumenti elettrici, e intorno, perché vengono considerati devianti che portano al peccato contro la Sharia e contro il Corano, e intorno invece proprio in cerchio, come si usa nei riti liturgici, e tutti i soldati che guardano questi strumenti che bruciano. In questa fotografia vediamo la paura che dà la musica, perché la musica è il modo più immediato per esprimere le emozioni. E l'emozione è un'espressione individuale anche di libertà, e quindi fa paura. E fa paura anche l'immediatezza del messaggio musicale, perché anche non bisogna conoscere la musica per fare musica. Anche un bambino può suonare una batteria, un tamburo, può battere, può creare ritmo, può creare danza, e dove c'è danza c'è unione, c'è solidarietà, e questa unione è libertà anche, quindi fa paura, è una delle tante arti che fa paura, perché è immediata e di facile fruizione. E quindi la conclusione è anche questa, no? Che la musica è bello ciò che corrisponde a uno stato morale socialmente accettato, perché i greci accettavano di tutto, anche la musica, diciamo, più eccitante, perché ogni momento aveva il suo momento musicale, non sempre è così. E quindi ho riportato questa frase di Enrico Furbini che dice: ogni modo, ogni ritmo, ogni strumento ricevono maggiori o minori consensi a secondo dello stato morale, emotivo ed affettivo cui si ritiene corrispondano. Ci sono epoche, momenti e civiltà in cui alcuni stati emotivi non vengono accettati. E quindi siamo arrivati a un'altra definizione di bellezza nella musica. Diciamo, queste sono delle definizioni che le sentiamo anche nostre, le vediamo nella realtà. Esistono, alternano nel corso dei secoli, due modi di vedere la musica: la forma e il contenuto. È un pochino, tutta l'estetica guarda sempre questo dualismo fra forma e contenuto. Se noi andiamo nell'antichità classica, si guardava il contenuto, la musica era importante perché era e dava emozione, e quindi vediamo Aristofane che divide la musica in tre tipi: la diastaltica, che è la musica che dà energia, la sistaltica è quella che è più snervante, l'esistaltica invece è quella che dà l'estasi, e da queste tre definizioni viene sempre accettata comunque la musica, qualsiasi tipo di musica sia, e quindi afferma queste tre tipologie di musica, Platone, Aristotele e anche gli altri. Le cose si fanno, diciamo, più difficili, si incominciano a fare le differenze nel Medioevo, così come nella letteratura del Medioevo noi abbiamo la letteratura in latino e quella in volgare, quindi come una letteratura di serie A e di serie B. Così come sempre nel Medioevo si distingue sempre la cultura pagana, diciamo, e la cultura religiosa, anche nella musica si tende ad etichettare la musica, e quindi la musica con il canto viene considerata corrotta dall'uomo, eppure invece la musica strumentale, la prima musica polifonica, viene considerata volgare la musica cantata dagli aculatores, cioè da coloro che la utilizzavano per unire il popolo e nelle piazze, mentre veniva considerata pura la musica religiosa, la musica che veniva insegnata nelle chiese. E quindi ancora una volta, come la cultura decide cosa è bello e cosa è brutto in base a degli schemi culturali. E poi, facendo un salto nel Settecento, positivismo e illuminismo, ancora una volta il contenuto della musica non interessa più, si guarda la forma, perché la forma, abbiamo visto, è acustica, è scienza, e quindi tutti i giudizi vengono dati in base alla forma, perché è razionale. E in Francia, proprio la patria, diciamo, dell'illuminismo, nel momento in cui si fa una classifica delle arti, la musica è all'ultimo posto, viene sempre superata dalla poesia, perché la poesia è parola, contenuti, quindi in qualche modo può dire qualcosa, può insegnare qualcosa, può avere una finalità. La musica invece non è niente, è impalpabile.
D'Alembert nel suo dizionario dice: la musica è solamente imitazione della natura, e quindi giustifica un po' la musica come un passatempo, come un qualcosa puro divertimento, ma non è un'arte che ha una sua effettiva importanza. Nel romanticismo le cose cambiano, perché la parte emotiva della musica è qualcosa di importante. Vediamo, Schopenhauer sarà il primo, in base ai canoni del romanticismo, a dire che la musica è superiore a tutte le altre arti, perché mentre le altre arti utilizzano proprio i loro linguaggi per dare l'idea della realtà, la musica ha un suo valore, indica direttamente la realtà, un suo valore espressivo diretto, universale, un linguaggio universale che ci porta direttamente ad avere conoscenza della realtà. E quindi la musica incomincia ad assumere questa sua importanza. Oppure la musica diventa espressione, come dice Adorno, di quella che è una cultura, una nazione, ancora di più, no? Dà importanza alla musica. E poi abbiamo, come abbiamo detto prima, le avanguardie che vogliono fare qualcosa di completamente diverso. E quindi ci troviamo a questa dissoluzione delle forme, e quindi buttano all'aria la forma, buttano all'aria il contenuto, e vogliono sperimentare. Nel fare questo, in un certo senso, cadono poi in contraddizione, come dice Levi-Strauss, che è uno degli esteti, dell'estetica musicale delle avanguardie. Tanto sono presi dalla voglia di distruggere la forma che rimangono attaccati alla forma. E quindi più vogliono distruggere determinati sistemi, e più stanno attenti a ricostruirne altri, a darne delle regole. E oggi invece, diciamo, l'estetica musicale di oggi non condanna niente. Ecco, oggi siamo forse molto più liberi. L'estetica musicale di oggi valuta un po' tutto e accetta un po' tutto. Valuta tutti i sistemi musicali, valuta tutti i meccanismi, valuta tutte le forme, tutta la psicologia che c'è dietro ogni musica, accetta un pochino tutto. E quindi, diciamo, siamo molto più aperti. Certo, la cosa che volevo dimostrarvi era che ogni periodo musicale, anche l'estetica, dà delle regole, diciamo delle mode. E quindi a volte la bellezza è anche un insieme di regole condivise culturalmente dall'estetica, da quella che diremmo la critica musicale. Quindi è bello ciò che rispetta le regole dell'estetica. Quindi siamo arrivati a una terza fase, diciamo, di conoscenza della bellezza. E infine, insomma, in conclusione, qua non, nessuno vuole dare delle conclusioni o vuole affermare niente, però possiamo condividere anche delle riflessioni e dire che per poter apprezzare la musica in tutta la sua bellezza non bisogna prima di tutto spogliarsi da tutti i pregiudizi, essere critici nei confronti degli stereotipi imposti dal mercato, che abbiamo visto, no? A volte l'estetica non è quello che noi vogliamo sentire, e vuole essere aperti e curiosi verso nuove esperienze. E in un certo senso, io aggiungo, bisogna imparare ad ascoltare con tutto, con i sensi, con la ragione e anche con le emozioni, col cuore, imparare a sentirla questa musica. E quindi era questa la nostra, diciamo, il nostro percorso. Che vogliamo concludere. Musicale, vedendo anche un'altra arte. Abbiamo unito la musica a un'altra tipologia di arte con l'immagine. Bravo. Perché abbiamo detto che la
musicale nelle Alpi non è soltanto un'esperienza emotiva, ma diventa attraverso la conoscenza un'esperienza intellegibile, quindi la bellezza che sintetizza l'aspetto della ragione con l'aspetto del sentimento. Sì, senza le mani insomma in realtà non si fa niente, cioè la mano secondo me ha una ragione, ha un cuore, ha un'anima, una creatività, e tutto questo deve essere ogni giorno coltivato. Poi è stato molto emozionante insomma fare questa performance con i ragazzi, quando si raggiunge la sinergia musicale, artistica, scenica, grafica, penso che sia il massimo, e questa secondo me è la bellezza. Quindi il messaggio che voglio lanciare ai ragazzi che sono oggi, devo dire, presenti in modo diciamo più numeroso rispetto alle altre volte, cioè portate avanti i vostri talenti, ognuno ha un talento in qualsiasi campo. Quindi attraverso la mano, le vostre mani, attraverso il cuore, la ragione, l'istinto, la creatività, sicuramente insomma andrete avanti in maniera soddisfacente ed emozionante. E la bellezza è quella, cioè, fare del tuo talento la propria vita, quello che cerco insomma di fare io nel mio piccolo. Quindi ringrazio insomma i colleghi per questa performance collettiva che devo dire è stata la più emozionante in assoluto. Concludiamo con l'ultima esperienza musicale, ce la offre Angelo Congedo che ci canta Vivere. Thank you.
grazie. Ci vedremo. Grazie.